vera corsa su strada, nel senso letterale dell'espressione. Così Mr. Monaco, il leggendario Graham Hill, ha descritto questo evento. Le monoposto sono cambiate molto negli ultimi 50 anni, ma si corre ancora su queste strade affacciate sul Mediterraneo. Non c'è vittoria più ambita. Questo è il Gran Premio di Monaco. Aspettiamo la bandiera verde, che poi sarà l'emozione, adrenalina, i semafori, dall'inquadratura, dall'onboard, arriva la bandiera verde, i semafori, 2, 3, sui motori, 4, 5, lo spegnimento del via della Gran Premio della scatta adesso con buono spunto, sono già a Charles Leclerc, che sorpasso ha fatto! Che sorpasso ha fatto! Virtual safety car, riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Alcune informazioni su Raikkonen, il problema è così grave da costringerlo al ritiro. Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo, mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ruota, ruota! Un francobollo forse, passava lì! Penso che nessuno oggi userà una gomma bianca perché sono attuale. Buon giro, così. Buon giro di Leclerc. Super forza, non è un buon giro. Per proteggere l'interno, concede l'esterno, in staccata, oh! Tiene la posizione, che battaglia, di crocio, su in salita. Vicino. Quando va via la Ferrari, quando va in accelerazione, per ricordargli chi è il campione. Giro d'opinione. Pensa al mondiale o pensa solo a vincere questa gara? Pensa a vincere questa gara, sicuro, 100%. Però guarda qua. Bandiera gialla, di nuovo safety car, di nuovo safety car, di nuovo safety car. Allora si rimette a scaldare le gomme. Questo aiuta. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Quello che avete ben capito, che qua forse c'è frustrazione, c'è quella tensione, c'è quella rabbia. Adesso si può utilizzare il DRS. È attaccato, è incollato, concede l'esterno, vanno insieme, corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo, che sorpasso ha fatto, vince il Gran Premio di Monte Carlo. Ottimo lavoro, oggi hai superato ogni nostra aspettativa. Oggi la Ferrari ha dimostrato quanto vale e ha conquistato una splendida vittoria. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Il fattore più importante in questo caso era avere una vettura affidabile. È stata un'autentica battaglia di logoramento. Si capiva da come quelli davanti cercassero di trovare un equilibrio tra la velocità e l'attenzione per le condizioni della vettura. I trionfatori di oggi. Gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto.